Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Per chi mi segue sulla pagina Facebook probabilmente si starà chiedendo perché realizzo questo video, visto che non molto tempo fa avevo scritto un post in cui annunciavo che non avrei realizzato più video classifiche, top 10, curiosità e via dicendo, eppure oggi me ne vengo fuori con il video delle 5 lingue più diffuse al mondo. In realtà non si tratta di una classifica o di una top 5 in questo caso, ma semplicemente della lettura più o meno di un grafico presente all'interno dell'articolo Language of the World pubblicato nel 2009 su della rivista Ethnologue, una rivista etnolinguistica pubblicata da M. Paul Lewis. Trovate comunque il testo dell'articolo in descrizione e sempre in descrizione trovate l'infografica, il grafico a cui faccio riferimento, che comunque cercherò di mettere qui di lato nel video in modo da avere una rappresentazione grafica di ciò che vado a dire, un punto di fermo. Possiamo notare, guardando questo grafico, la leggenda dei colori ci dice tra l'altro la diffusione della lingua oltre alla singola cella, e vediamo che la lingua più diffusa al mondo è la lingua cinese. La diffusione della lingua cinese è strutturata su due parti: da un patria, ovvero in Cina, dove c'è il più alto numero di persone che parlano la lingua cinese, e questo è dovuto all'elevato tasso, all'elevato livello della popolazione, di popolosità della Cina, che come ben sappiamo è appunto lo stato con il paese con il più alto numero di abitanti al mondo. È parlata la Cina, sono prevalentemente paesi in cui vi è una forte presenza di personalità, di persone di origini cinesi, sono paesi, aree limitrofe alla Cina, che nel corso dei secoli sono stati influenzati culturalmente dalla Cina, che sono confluiti all'interno dell'impero cinese, e comunque c'è anche una minima parte anche in paesi lontani dovuta all'immigrazione, alla emigrazione anzi della Cina. Comunque, prevalentemente le persone che parlano cinese sono effettivamente l'impero cinese. La seconda lingua più diffusa, secondo questo grafico che possiamo osservare, è la lingua inglese. A differenza della lingua cinese, l'inglese non è parlato prevalentemente da madrelingua, ovvero da inglesi nel vero senso della parola, come è nel caso dei cinesi, ma da persone che nel corso dei secoli sono confluite di territori. L'inglese è parlato in territori che nel corso dei secoli sono confluiti all'interno dell'impero britannico, pur essendo etnicamente o culturalmente lontani dalla cultura britannica, dalla cultura inglese, ma hanno adottato comunque quel sistema di linguaggio e successivamente si è imposta come una delle lingue principali, anche grazie al ruolo centrale avuto da alcuni paesi appunto di matrice britannica, la Gran Bretagna in primo luogo e gli Stati Uniti d'America, altro paese in cui si parla l'inglese, che hanno avuto un ruolo centrale nelle dinamiche economiche e culturali del XX secolo. La lingua inglese quindi è una lingua più commerciale, potremmo dire. La diffusione dell'inglese è dovuta a motivazioni politiche, militari e commerciali. Diversamente, la lingua cinese è dovuta prevalentemente alla nascita. Terza lingua in classifica è la lingua spagnola, di poco inferiore in realtà la sua diffusione rispetto alla lingua inglese, e deve la sua immensa diffusione un po' ad entrambi tra l'inglese e il cinese. Si pone a metà perché se da una parte la sua diffusione di base è dovuta a motivazioni economiche grazie all'immenso impero coloniale della Spagna, dall'altra parte in realtà l'esperienza in Spagna si è conclusa abbastanza rapidamente rispetto all'impero britannico, che è continuato fino alla seconda metà del XX secolo. E la diffusione dello spagnolo, lo spagnolo si è continuato a parlare perché ormai si era affermata come lingua originale in quel luogo, come lingua principale in quei luoghi, ed è quindi a metà tra le motivazioni economiche e militari e le motivazioni, non motivazioni, ma le origini, tra virgolette, locali, quindi una sorta di lingua, lo spagnolo. La quarta lingua più diffusa al mondo è l'hindi urdu. L'hindi urdu è una lingua, è la lingua parlata in India e nel sud-est asiatico, e il motivo della sua immensa diffusione è fondamentalmente lo stesso della diffusione della Cina, ovvero l'immensità di popolazioni di persone che popolano l'India e la diffusione nel corso dei secoli della cultura indiana in tutta l'area grazie all'immenso impero indiano e ai vari imperi indiani, tra cui l'impero Gupta
che nell'antichità ha rappresentato un nodo centrale per quell'area particolare del mondo. Quinta lingua, quinta e ultima lingua presente in questa classifica, che aggiunge finalmente il terzo elemento, ovvero la terza motivazione per la diffusione di una lingua, ed è la lingua araba. La lingua araba è, come noto, la lingua ufficiale dell'Islam ed è diffusa ovunque sia diffusa la fede islamica. Chiunque sia musulmano sa leggere e scrivere l'arabo. Sa leggere e scrivere l'arabo perché deve leggere il Corano. Da insegnamento, da volontà in realtà di Maometto ci sarebbe anche quella di copiare e tramandare la parola, quindi saper leggere il Corano, imparare a leggere. L'arabo si impara proprio leggendo e copiando il Corano. E in questo senso la lingua araba è una lingua culturale. Abbiamo quindi le tre ragioni d'essere delle lingue, della diffusione, che sarà presente in tutte le altre lingue presenti in questa classifica, ma noi ci siamo soffermati alle prime cinque posizioni perché in queste prime cinque posizioni sono presenti i motivi fondamentali, ovvero ragioni di nascita, ragioni culturali e ragioni economiche. Questi sono i tre elementi che spingono alla linguaggio. E quelle che abbiamo visto, ovvero cinese, inglese, spagnolo, hindi e arabo, sono le 5 lingue più diffuse al mondo. Se il video vi è piaciuto vi invito a condividere, commentare, mettere mi piace. Se avete delle domande potete lasciarle nei commenti qui sotto. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link ai miei social network. L'articolo originale pubblicato sull'Ethnologue intitolato Language of the World del 2009 e il link con l'infografica nel caso vogliate controllare visivamente proprio i dati, una fase di editing. Grazie ancora per aver guardato, un saluto a tutti e al prossimo.